perché mi piace il tabacco. Mi hai illuminato, mi hai... Bentornati nel Covo dei Pirati, ragazzi. Questa settimana, come avete visto la scorsa settimana, era la settimana di Giotto. Questa è la settimana dove finalmente lo finiamo. Già, ragazzi, erano veramente già al lavoro stamattina. Lo vedete già qua che abbiamo cominciato ad attaccare i profili da questo lato e fanno già tutto il perimetro in modo che il profilo è già pronto e fissato. Lo vedete da qua, quindi già cominciamo ad avere. Senti Giotto come suona da piede. Beh, ma la cosa buona è che vedi che i profili sono qua per terra, sono stati tutti puliti da stamattina, che non finivano più, siccome sono i suoi originali non è così facile da ritrovarli, quindi siamo riusciti a salvarli tutti. La parete posteriore, la parte in alto, e poi dopo c'è questa parte qua che sono tutte da riprofilare, poi ragazzi ci manca la porta, le finestre, sulle bandelle, le abbandoniamo, cioè sapete che Giotto è stato vedendo 9 mesi, un parto praticamente. Ah, papà, mamma, si sta muovendo! La cosa più bella invece, siamo riusciti ad andare avanti un bel po' anche con il giallone, infatti sono appena stati qua anche i proprietari che abbiamo visto alcune cose, perché come io immaginavo la cucina è troppo grande, ma bisogna un attimino fargliela toccare con mano. Infatti abbiamo appoggiato, adesso vi porto su a vederlo, abbiamo appoggiato un pochino le cose che serviranno nella parte della camperizzazione, e voi immaginatevi che una cucina di blocco, cucina del genere, è veramente qualcosa di improponibile. Questo perché? Perché nella camperizzazione precedente c'era questa piastra a due fuochi, induzione completamente inutile, non ti serve, quindi si sta optando per piastra singola induzione, molto meglio, e questo che in questo momento è girato dall'altra parte è la parte del lavello. Quindi dove vedete la piastra induzione, dove finirà la cucina verrà più bassa, più stretta e meno larga, finirà qui, quindi chiaramente un living completamente diverso. Lo spazio di lavoro resta all'interno del van, quindi riesco a fare da mangiare, insomma quello che voglio fare, e semplicemente riduciamo la cucina quasi di un terzo. Del resto il mobilio, ragazzi, dentro è quasi tutto terminato, non vi porto ancora a farvelo vedere perché io ho sempre la speranza che prima o poi cane pazzo parli. Guarda! E ve lo spieghi lui che cosa sta facendo. È vana questa speranza, mettetela via, però secondo me potrebbe essere una cosa buona. Ragazzi, niente, aspetta un'altra settimana a fuoco perché abbiamo più o meno 3-4 mesi da finire assolutamente. Io infatti adesso vado a vedere dove è Carepazzo, perché adesso è incastrato nel suo van. Un attimo, eh. We'll be right back.
parla mai, d'accordo? E finalmente la cucina, it's too much, era too much, come noi immaginavamo. C'è proprio too much, qua non c'è anche il compressore, ma vediamo se stavolta il cane pazzo parla. Sempre con la musica, sempre qua. Ci racconti cosa stai? Dai, un tuo parere, un'impressione. Ah, se aspetti un attimo, un'impressione. Un pensiero. È nero? Nero. Un'impressione è nero, va bene. Ok, perché è nero ed è grande. È nero ed è grande, beh. Cazzo di idea per te? No, sono una cassa di risonanza bella grande. Stavo dicendo scusa, qua non ero troppo concentrato. Posso smontarlo e estrarne uno? Queste sono le micette. Giù. Ok, adesso siamo ancora tutto in incastro. Quindi si è scelto il piano. Posso ci smonto qualcosa? No, se no, ci orzo, eh. Ok, si è scelto il piano induzione non lucido come al solito, ma satinato, in modo che vada a riprendere il mobilio, e c'è già il suo lavandino che lo vedete qua. Sempre il nero, se non avete capito gli piace il nero. Quindi il piano cucina adesso ha una dimensione accettabile per avere monofuoco, due secondi di spazio, e soprattutto qui, una volta terminato il discorso del rubinetto, verrà fatto un tagliere che va in copertura in modo che io posso cucinare in questa zona qua. Vi ricordate prima che la cucina arrivava tipo qui? Quindi è una cosa mostruosa, siamo riusciti a rimpicciolirla. Perché? Perché ragazzi, dietro abbiamo il bagno, tenete conto sempre che i clienti non vogliono la porta del bagno, vogliono la tendina. Se la cucina arrivava qua diventava veramente un disastro, così almeno ho un disimpegno living abbastanza utile, un piano cucina che riesco a lavorarci, molto bello, sempre con il piano in rovere, e siamo molto molto avanti con la camperizzazione, anche perché il tempo stringe e soprattutto io non ne posso più, ed è giovedì e devo arrivare a domani per aprirmi una birra e cane pazzo non parla. Non so se queste cose sono tutte funzionali. Allora, buonasera. Qui prima c'era una dinette con tavolo tutto lungo da qua, noi abbiamo tolto il vecchio tavolo, abbiamo ricavato un'altra seduta in più, abbiamo montato un tavolo nautico con snodo, così si può avere una seduta qua e fino ad altre due persone in compagnia a tavolo. Tavolo che si può adattare durante il viaggio così, o il cliente aveva chiesto, essendo singolo, di avere un letto singolo sempre fisso, quindi l'abbiamo ricavato qua col tavolo che può fungere da comodino e comodissimo da eventualmente smontare. Okay. Nell'eventualità si sfila da qua, adesso lo appoggio qui. E sotto il vano spazio abbiamo ricavato un altro ripiano per ricreare quello che faceva prima il letto, cioè una piazza e mezzo.
con gli altri cuscini, smontando semplicemente questo. Siamo arrivati a venerdì, anche il van quasi finito, vi porto a vedere il chicchino di Gigiotto, che è meraviglioso. Allora, si sta finendo di lavorare sulle finestre, perché sono proprio veramente le ultime due cose. Cioè, guardate che bello Gigiottino, guarda Gigiottino che bello, guarda, tutto nuovo, sembra quasi, sembra quasi un camperino serio, guarda che bellino. Sigillature, cose, stiamo finendo di registrare le ultime finestre, si fa due zeppine, cioè proprio le ultime due cosine, e poi finalmente lo vediamo spostarsi da qua dopo solo 9 mesi, così dici tu. Però oh, è venuto un camper nuovo, quindi bello, bello. Poi fra l'altro anche i ragazzi, perché sia Fabio che Beppe, le ultime 2 settimane, state grandina, Buccio. Però dai, oh, sincero, soddisfazione. Perché poi Peppino, avete visto che non lo riusciva a spostare, perché cazzo, quando l'hai appena riparato, quindi quello scacci è brutto, capito? Quindi, ragazzi, secondo me, ci vediamo la prossima settimana, perché siamo cotti che non finisce più, proprio per la riagata. Perché allora tutti, una roba così vuota, 9 mesi che non si vedeva, capito? Ah, c'era così tanto spazio qua. E durerà fino a domattina, però. Però dai, vediamo stasera. Soprattutto bisogna pulire l'officina. Secondo me ci vediamo la prossima settimana. Sto mettendo sulle bandelle laterali di Gigiotto. Un camper forbotto. Ah. Ah. Bello, no? E i clienti che ti dicono finché sei lì, finché ci sei, no? Mi fai anche questo. Allora, in questo caso è stato montato bellissimo il frigo 130 litri della Lindel B, quindi veramente un bel upgrade. Siamo riusciti a essere a cesello precisi, così le misure sono tranquille, ottime. E poi mi fa: mi stringi il rubinetto della cucina che si muoveva un po' e verifichiamo che non perda da sotto. Adesso vi spiego, perché per arrivare a fare questa cosa qua, te tocca che qui sotto c'è il forno, quindi smonti il forno, stacchi l'attacco del gas, stacchi l'attacco elettrico, poi però ti trovi il lavandino, quindi smonta anche tutto il lavandino, finalmente, per arrivare a questa vitina qua sotto e riuscire a stringerla, perché quando i camper li fanno bene, molto bene, ok, succedono queste cose qua, quindi ogni volta che no, ma finché sei lì mi stringi, io non lo sarei tutti. Comunque va niente, adesso perdo quel paio d'ore che devo rimontare tutto,
E basta, forse abbiamo finito anche questo. Comunque era per farvi capire la gioia che semplicemente per stringere una vite devi sbrindellare la cucina, perché le cose le fanno bene. Andiamo avanti, a posto. Mi vuoi perché ho un tumore?